Allora, Rosa Luxemburg, intellettuale socialista socialista, poi passata alla Lega di Spartaco, cofondatrice della Lega di Spartaco, a guerra iniziata, a guerra iniziata perché vi dicevo ieri il Partito Socialista Tedesco, come la maggior parte dei partiti socialisti europei, all'inizio della Grande Guerra si spacca sulla questione dell'aderire o meno alla guerra votando i crediti di guerra laddove i partiti socialisti siano effettivamente presenti in Parlamento e quello tedesco era massicciamente rappresentato in Parlamento. I socialdemocratici, i socialisti tedeschi, la parte diciamo maggioritaria, vota per i crediti di guerra, Karl Liebknecht, deputato socialista si oppone ai crediti di guerra, quindi vota contro la linea guida del suo partito, viene espulso dal partito, fonda insieme poi a Rosa Luxemburg la Lega di Spartaco, da cui nascerà dopo la rivoluzione russa il Partito Comunista Tedesco, perché il termine comunista, l'aggettivo comunista, come abbiamo detto, inizia ad essere utilizzato indicando il marxismo-leninismo e facendo riferimento ad un episodio concreto, la storia aveva prodotto, quindi, non era più una teoria astratta, la storia aveva prodotto in maniera concreta la rivoluzione russa bolscevica. Ed era innegabile ed era in marcia, era lì. Era lì, era presente, tanto presente questo spettro che aleggia sull'Europa intera, sull'ultimo anno di guerra, che quando nel settembre, nell'autunno del 18. La Germania è ormai in ginocchio, la guerra è persa. A quel punto, i disordini che scoppiano in Germania, nelle principali città tedesche, a cominciare da Berlino, sono disordini che, bene o male, si ispirano al modello. Tendono ad ispirarsi al modello sovietico. Quindi, temutissimi per questo motivo. Temutissimi per questo motivo. Vi ho detto che l'imperatore, il, il Kaiser, va in esilio. E a questo punto, per salvare, per salvare una Germania che è in bilico e sull'orlo della rivoluzione, il pericolo è che la Germania diventi una nuova Russia, ma una Russia potenziata. Una Russia potenziata, perché lì la classe operaia c'è in Russia fino a un certo punto. La Germania è un paese comunque in ginocchio per via della guerra, ma è un paese moderno un paese moderno, con delle industrie da riconvertire, da rimettere in moto, ma lì le industrie ci sono. Se la rivoluzione attecchisse in Germania, si, si realizzerebbe a quel punto il disegno marxiano, no? quello tratteggiato nei decenni precedenti. Enorme pericolo, quindi il capitalismo tedesco, i capitalisti tedeschi sono in subbuglio, i conservatori sono in subbuglio, sono in subbuglio anche i partner e della Germania, partner della futura Germania di Weimar, ovvero i vincitori, per il momento la Germania è vinta, sconfitta, Gran Bretagna, Francia, insomma quelli con cui la Germania deve trattare per avere una pace quantomeno dignitosa, comunque pagare un prezzo non così salato per la guerra, per la sconfitta, poi vedremo che il prezzo sarà invece particolarmente salato. Quindi abbiamo bisogno di un governo credibile, un governo credibile che da una parte intercetti, intercetti disordini popolari, dia un senso e un significato, quindi che da una parte sia aperto verso discorsi di sinistra, per così dire. No? Vi ricordate il Giolitti che strizzava l'occhio da una parte alle sinistre, agli operai, al movimento operaistico e dall'altra parte al capitalista? Ecco, il partito... Socialista eh, tedesco, socialdemocratico tedesco, che è un partito comunque di, di governo, un partito che ha condiviso la responsabilità della guerra, ha queste caratteristiche, cioè, da una parte è credibile in qualche maniera dal, da, da, dalle sinistre, dal movimento operaistico. È presentabile in certa misura, dall'altra parte, però, è anche affidabile come partito di governo. Ma sapete che quando le sinistre vanno al potere sono de de degli standard questi qua, che si ripetono di epoca in epoca, ce li abbiamo abbastanza presenti: un conto è stare all'opposizione. E allora si può criticare, allora si può massimalizzare il proprio progetto politico e i propri obiettivi, ma quando poi si governa bisogna scendere a compromessi, bisogna fare i conti con la realtà, bisogna fare i conti con l'economia, bisogna fare i conti con tante cose. Questo è il motivo per cui Ebert e Schleiderman, che vengono scelti, Ebert è Presidente della Repubblica, come diciamo, figure di massima rappresentanza della Repubblica di Weimar, si trovano a dover gestire la... Nascente rivoluzione o il pericolo di rivoluzione nascente che serpeggia per le vie di Berlino. Lipknecht era stato liberato nell'ottobre, successivamente verrà liberata Rosa Luxemburg, si unirà Lipknecht, Rosa Luxemburg, invecchiata dopo anni di galera, poi ci leggeremo la lettera che lei aveva scritto l'anno prima, particolarmente significativa, anche diciamo commovente. Ambe due si ritrovano in qualche maniera ad assumersi indirettamente la responsabilità, ma era in linea con i loro progetti politici, bene o male, di questa rivoluzione che non era più una rivoluzione strisciante. A questo punto la rivoluzione diventa manifesta, soprattutto diventa manifesta all'inizio di gennaio del 1919. A quel punto è guerra dichiarata, si combatte per le vie di Berlino e il governo in carica deve ricorrere, deve ricorrere. Ai, fra i corps ex militari o esercito regolare che dai campi di battaglia della prima guerra mondiale vengono portati sui campi di battaglia della nascente rivoluzione e reprimono nel sangue la rivolta spartachista, ripeto anche qui in parte subita nel senso che Rosa Luxemburg non ha minimamente la visione di Lenin, non concorda con Lenin sul fatto che il Partito Comunista debba guidare, debba prendere la conduzione della rivoluzione nonostante il popolo o, come dire, guidando il popolo, forzando il popolo in una determinata direzione. Pensa che il Partito Comunista debba al limite guidare la progressiva presa di coscienza di classe del proletariato, ma poi la rivoluzione deve venire dal basso. Rosa Luxemburg accetta di partecipare a, 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 questi, a questa fase pre-rivoluzionaria o rivoluzionaria, si trova coinvolta in questi scontri, in questa guerra di strada per strada, perché ritiene che comunque la rivoluzione, sì, in fin dei conti era venuta dal basso, in maniera piuttosto incidentale, cioè era un prodotto della guerra, parliamoci chiaro, coscienza di classe o non coscienza di classe, la gente... Era con le spalle al muro, la gente moriva di fame. Sapete che le rivoluzioni scoppiano in questi momenti, qui, quando avevi qualcosa e l'hai persa e hai le spalle al muro, come le donne che attaccano la reggia di Versailles e portano la regina e il re a Parigi perché hanno fame, vogliono il pane, quindi ci sono ragioni ideali. Non hanno letto l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert. E così magari il proletariato urbano di Berlino. Non ha letto i testi di Karl Marx o di Kautsky o di Bernstein, ma insorge perché non ce la fa più, non ce la fa più. Comunque Rosa Luxemburg non si sottrae alle sue responsabilità, anche se la sua visione, ripeto, è diversa. Viene individuata insieme a Liebknecht come principale ispiratrice della nascente rivoluzione, catturata dai militari e ammazzata a sangue freddo, l'abbiamo visto ieri in quel... Quella scena finale del film di Margherita Fontrotta del 1986. Allora, due visioni diverse. In realtà ci sono varie visioni diverse. C'è ecco. la visione, quella dei riformisti, che dicono: nessuna rivoluzione. Al punto d'arrivo la società, diciamo quella perfetta, in cui non ci saranno più ingiustizie, in cui ognuno avrà quello di cui ha bisogno e farà quello che potrà fare, ci si arriverà tappa dopo tappa attraverso una serie di riforme. Questo è il partito, per così dire, dei riformisti, quello socialista, socialdemocratico, che dir si voglia. Poi ci sono i partiti rivoluzionari che invece pensano che no, il progetto marziano, si fa per dire, il progetto marziano, quello dell'internazionale, si realizzerà. Prima o poi attraverso un atto rivoluzionario. Sì, le riforme possono essere tappe provvisorie, ma insomma, da quelle riforme non andiamo da nessuna parte. Bisogna fare la rivoluzione. Come la facciamo, sta benedetta rivoluzione? Ecco qui un'altra dicotomia, altre due visioni diverse. C'è cioè, chi ritiene, vedi il caso di Lenin, che in quel momento... Vinceva, i fatti gli davano ragione perché la rivoluzione l'aveva fatta l'anno prima, i fatti gli davano ragione. C'è cioè, chi dice il partito comunista deve guidare la rivoluzione, indurla nelle masse, anche qualora le masse non abbiano raggiunto quel grado di maturazione, quel grado di coscienza, cioè il partito è un motore della storia. Non bisogna semplicemente limitarsi a raccogliere i frutti che inevitabilmente per ragioni dialettiche la storia avrebbe prodotto egelianamente. Dobbiamo dargli una mano alla storia, dobbiamo starci nella storia. Quindi il Partito Comunista come guida della rivoluzione, che induce la rivoluzione, spinge, eccetera, eccetera. Rosa Luxemburg, sei per la rivoluzione? Sì, ti risponderebbe, assolutamente sì. Non credo nel percorso riformista. Hai la stessa visione di Lenin a proposito della rivoluzione? Ovvero il Partito Comunista è un gruppo di professionisti della rivoluzione eh, molto preparati dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista militare, anche dal punto di vista amministrativo, burocratico, eccetera, eccetera, che deve imporre la rivoluzione al proletariato. Sfruttare il proletariato per raggiungere, nell'interesse stesso del proletariato, anche è vero, viene trattato come una sorta di minore per raggiungere quegli obiettivi? No, Rosa Luxemburg ti risponderebbe che no: il, la funzione del Partito Comunista è quella di rappresentare il proletariato, il movimento operaistico e di concorrere, di guidare quella progressiva presa di coscienza. Di classe che porterà poi inevitabilmente alla rivoluzione. Un po' come Gramsci, le masse vanno educate, supportate, rappresentate, rappresentate, ma non imboccate. Cioè io non posso, capisci, è la stessa differenza che c'è tra prendo il giovane, il minore, lo manipolo, gli faccio la testa perché perché lui non capisce bene, ma io faccio il suo interesse e lo costringo a fare una determinata cosa. In soldoni vieni, in, in soldoni. Così sto semplificando al massimo. Seconda posizione, a mio avviso più pedagogicamente corretta. Che faccio? Gli impongo la rivoluzione? No. L'aiuto maieuticamente, per così dire, la supporto. La rappresento bene o male, l'aiuto maioticamente a tirar fuori la coscienza di classe e quando sarà pronto a fare la rivoluzione, il proletariato, io a quel punto mi assumerò le mie responsabilità starò lì a dargli la mano per rappresentare le sue istanze. Ma la rivoluzione non la impongo, al limite la, come dire, la, 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 la guido successivamente, d'accordo? È come il buon Maieuta. Ecco, direi che la posizione di Rosa Luxemburg è questa qui, forse decisamente più utopista, meno basata sulla realpolitik rispetto a quella di Lenin, forse meno efficace. Che cosa accade? Accade che lei è stata appena scarcerata e sciocca non è, ingenua non è, ma insomma la rivoluzione è scoppiata quando lei stava, già in stava ancora in carcere. Per le vie di Berlino si spara, le masse si sono in qualche maniera mobilitate. Lei esce dal carcere, è comunque uno dei leader del Partito Comunista, prima della Lega di Spartaco, e dice: Vabbè, questi hanno deciso di fare la rivoluzione, eccomi, faccio la mia parte. Non prende il fucile. Lei prende la penna, è una giornalista, una grande scrittrice, e supporta in quel momento, maieuticamente, da intellettuale. Supporta in quel momento i soggetti che stavano facendo la rivoluzione e si trova intrappolata, come dire, in, un, in una temperia storica. Coraggiosamente si prende la responsabilità, ma non è Lenin. Si trova intrappolata in una temperia storica che poi la porterà a morire, a essere ammazzata, a essere individuata come capo della rivoluzione. Era vero fino a un certo punto, capite cosa intendo dire? Avete capito la differenza? Eh? E quindi viene brutalmente assassinato. L'abbiamo visto dai corpi franchi, assenza totale di legalità, nessun processo, un colpo col calcio del fucile in testa. E poi l'ufficiale, quel tenente dell'esercito tedesco che la finisce con una pallottola in testa e il suo corpo viene gettato nel fiume. Quindi torniamo alla lettera qui intanto passano le, le fotografie, no? quelle che vedete, fra i corps per le vie di Berlino, o oh, qual qualche mese dopo la stessa situazione si riproporrà a Monaco di Baviera, non è che finisce lì la rivoluzione in Germania, eh? cioè va avanti per, per un sacco di tempo, va avanti per tutto il 19, viene soppressa nel sangue a Berlino, scoppia a Monaco, scoppia in altre città, parliamo del cosiddetto biennio rosso, cioè tra il 19 e il 20 in tutta Europa, non solo in Germania, in tutta Europa scoppiano rivoluzioni o tentativi insurrezionali in Germania, Ungheria, poi vedremo anche in Italia, che sembrano, come dire, confermare, confermare la rivoluzione russa, sembra quasi che questi attendano, i russi stanno combattendo a casa loro, ne abbiamo già parlato, sembra che questi attendano che i cosacchi, i cosacchi che l'armata rossa arrivi da un momento all'altro per finire quello che avevano iniziato lì, a San Pietroburgo, quindi non è, una, è un periodo decisamente complesso. Eh? Questo è il monumento ai caduti, ai socialisti che sono caduti i socialisti, comunisti che sono caduti in queste fasi concitate. La lettera del 1917. Rosa Luxemburg è in carcere, una parte significativa della sua vita trascorsa in carcere. Immaginatevi che condizioni. Perché? Perché durante la guerra, individuata come nemica della guerra, nemica del regime, era stata preventivamente senza processo incarcerata, come del resto, anche Karl Lipknet. Scrive una lettera alla moglie: questa Sonia Lipknet, la moglie di Karl, quindi il suo amico, il suo interlocutore. Insomma. La lettera fu letta varie volte in pubblico da Karl Kraus che la introduce con queste parole. Oh, Karl Kraus è un personaggio arcinoto all'epoca, un grande intellettuale, un grande giornalista, uno degli inventori del giornalismo moderno, eh, che lavora a Vienna, è austriaco, nella grande Vienna, quindi una voce assolutamente autorevole a quel tempo. Si è coperta di onta e disonore qualsiasi repubblica che nonostante ogni cristianesimo dei catechismi e delle granate, bombe, non accolga nei suoi libri di scuola tra Goethe e Claudius questo documento di umanità e poesia, unico nel mondo di lingua tedesca, e che non insegni alle generazioni future affinché provino orrore per gli uomini di questo tempo, che il corpo in cui era racchiusa un'anima così elevata fu massacrato a colpi di calcio di fucile sta parlando di Rosa Luxemburg, cioè questo è il discorso di Karl Kraus ad introduzione della lettura della lettera che seguirà. Insomma, mi sembra abbastanza esplicito. Ecco. Non si danno nell'intera letteratura tedesca del presente lacrime simili a quelle di questa rivoluzionaria ebrea e non vi sono pause simili a quella che segue la descrizione della pelle del bufalo. Ma quella era lacerata, la pelle del bufalo, adesso poi vedete. Ci sono anche dei temi animalisti eh, nel, nella lettera di Rosa Luxemburg, che Karl Kraus considera, che è anche un grande critico letterario, considera come dire, una, una delle punte massime della letteratura tedesca, addirittura, degna di essere messa tra Goethe e Claudius. A Berlino, Dresda e Praga ho introdotto la lettura con le seguenti parole. Dedico alla memoria della più nobile tra tutte le vittime la lettura di questa lettera, scritta da Rosa Luxemburg a Sonia Lipknet a metà dicembre del 1917 dal carcere femminile di Breslavia. Altra fotografia di Rosa. Allora, Soniusca, mio passerotto. La vostra lettera mi ha fatto tanto piacere. Era ormai un, un anno che Karl è rinchiuso a Lakao, un altro carcere, un'altra città. Ci ho pensato spesso in questo mese: proprio un anno fa voi eravate da me a Vronche e mi regalaste quel bell'albero di Natale. Quest'anno me ne sono procurata uno qui, ma è misero, spoglio di molti rami. Non c'è paragone con quello dell'anno scorso. Non so proprio come farò a metterci gli otto lumini che ho rimediato. È il mio terzo Natale in carcere. Ma non fatene una tragedia. Io sono calma e serena come sempre. Ieri rimasi a lungo sveglia. Adesso non riesco ad addormentarmi prima delle quattro. Ma devo stare a letto già alle dieci perché spengono la luce. Allora mi metto a sognare diverse cose nel buio. Immaginatevi la situazione, eh? Cosa significa stare in carcere, carcere duro, eh? Nessuna distrazione, mi spengono la luce. Pensate, se uno è insonne materasso duro, messo che ci sia un materasso. E questa è una donna che va verso i 50 anni, a 46-47, non è esattamente una ragazzina, ha avuto pure un guaio all'anca che l'aveva lasciata claudicante, insomma, non è in ottima salute. Ieri dunque pensavo, è straordinario il fatto che io viva costantemente in uno stato di gioiosa esaltazione senza alcun motivo particolare noi che ce lamentiamo sempre per tutto quello che abbiamo lei vive in uno stato di gioiosa esaltazione eh, fa riflettere anche dal punto di vista esistenziale eh, per come viviamo noi oggi insomma e io direi per un'altra cosa per come le idealità il senso che gli uomini e le donne di quel tempo potevano dare alla loro vita come missione al servizio di, di un ideale che, che andava oltre, che li sovrastava e potesse fargli vivere, nonostante tutto stati d'animo del genere, a fronte di una situazione quella nostra, in cui il nichilismo imperante. Ci causa stati d'animo, di insonnia, di, di disperazione, di insensatezza. Ma adesso chiusa la parentesi, se no, dirazziamo verso il discorso filosofico. Però, insomma, tenetene conto. Qui dormo su un materasso durissimo, in una cella buia. Attorno a me, nella casa, regna il solito silenzio sepolcrale. Sembra di essere nella tomba. Attraverso la finestra, sotto il soffitto, si disegna il riflesso della lanterna che splende tutta la notte davanti al carcere. Di quando in quando si sente solo lo strepito lontano di un convoglio ferroviario che passa. Oppure, vicinissimo, sotto la finestra, il tossire della sentinella che, coi suoi pesanti stivali, fa un paio di passi lenti per sgranchirsi le gambe intirizzite. Cioè, tutto quello che il suo apparato sensoriale percepisce, non ha distrazioni di, di social, di, di WhatsApp, eh, di televisioni, tutto quello che il suo apparato sensoriale percepisce è il rumore dei passi che fa la guardia carceraria lì fuori o lo strepito lontano di questo convoglio ferroviario che transita. La sabbia scricchiola così disperatamente sotto questi passi da far risuonare la notte umida e oscura tutta la desolazione e l'angustia dell'esistenza. Io giaccio tranquilla, sola avvolta in questi molteplici veli neri dell'oscurità, della noia, della prigionia, dell'inverno, e intanto il mio cuore palpita di una gioia interiore inconcepibile, ignota, come se camminassi su un prato in fiore nella luce radiosa del sole. E nel buio sorrido alla vita, come se conoscessi un qualche segreto magico che smentisce ogni male e ogni tristezza e li trasforma in trasparente chiarezza e felicità. E intanto io stessa cerco una ragione di questa gioia, non la trovo e di nuovo devo ridere di me stessa. Credo che il segreto non è altro che la vita stessa. La profonda oscurità della notte è così bella e soffice come un velluto, purché la si guardi come si deve. E nello scricchiolare della sabbia umida sotto i lenti, pesanti passi della sentinella, risuona anche un piccolo dolce canto della vita. Basta saperlo ascoltare come si deve. In questi momenti penso a lei e vorrei così volentieri comunicarle questa chiave magica che le facesse percepire sempre in ogni situazione la bellezza e la gioia della vita. Perché anche lei viva nella ebbrezza e cammini come su un prato fiorito. Non penso affatto di nutrirla di ascetismo e di gioia illusoria. Le auguro tutte le reali gioie sensibili che desidera. Vorrei solo darle in più la mia inesauribile serenità interiore. Per essere sicura che attraversa la vita avvolta in un manto trapunto di stelle che la protegge da ogni miseria, trivialità e inquietudine. Cioè, questa è in carcere da tre anni, non ha il conforto di, di nulla salvo il ricevere lettere, scrivere lettere e riesce a esprimere questo stato d'animo con, con queste parole che appunto secondo Krauss sono un capolavoro letterario. Io ovviamente non sono in grado, noi non siamo in grado di apprezzare il tedesco perché lo stiamo leggendo in traduzione italiana ma il contenuto siamo in grado... Evidentemente di coglierlo e anche lo stato d'animo. Ripeto, è così stridente rispetto a quello che viviamo noi oggi che ci pone degli interrogativi molto, molto forti. No? Eh, addirittura non si lamenta nemmeno della noia, pensate, ciascuno di noi messo in quella situazione. Newsca. qui ho provato un forte e intenso dolore. Nel cortile dove passeggio arrivano spesso dei carri dell'esercito stracarichi di sacchi o vecchie casacche e camicie militari spesso con macchie di sangue. Vengono scaricate qui, distribuite nelle celle, rappezzate, poi ricaricate e spedite all'esercito. Quindi questi prigionieri li fanno lavorare in corso la guerra, li fanno lavorare per l'esercito. Recentemente, adesso parla dei bufali. Recentemente è arrivato uno di questi carri tirato da bufali invece che da cavalli. Per la prima volta ho visto questi animali da vicino. Sono di costituzione più robusta e massiccia dei nostri buoi, con teste piatte e corna ricurve basse. Il cranio, quindi, è simile a quello delle nostre pecore. Sono completamente neri con grandi, dolci occhi neri. Provengono dalla Romania, sono trofei di guerra. I soldati che guidavano il carro raccontarono che fu molto faticoso catturare questi animali selvaggi, ancora più difficile, essendo abituati alla libertà, usarli come animali da tiro. Furono orribilmente percossi finché non appresero che avevano perso la guerra e che per loro valeva il motto Ve Victis. A Breslavia vi devono essere un centinaio di questi animali. Essi, che erano abituati ai rigogliosi pascoli rumeni, Ricevono un misero e scarso foraggio. Vengono sfruttati senza pietà per trainare tutti i carri possibili e così vanno presto in rovina. Evidente è chiaro il, il paragone, il confronto implicito tra i bufali e il proletariato, i poveri disgraziati e gli altri esseri umani. Ma dicevo: i bufali, i bufali rappresentano nella metafora la classe operaia: i proletari, la povera gente, no? A loro si applica il motto latino be victis, erano liberi e improvvisamente, piegati dal, dall'uomo con, con la brutalità del bastone, diventano schiavi. No? Adesso parla di un bufalo in particolare. Dunque, alcuni giorni fa arrivò qui un carico di sacchi. Il carico era così alto che i bufali all'entrare nel portone non riuscivano a superare la soglia. Il soldato accompagnatore, un tipo brutale, cominciò a picchiare così forte gli animali con la grossa estremità del manico della frusta che la sorvegliante, indignata, lo riprese chiedendogli se non aveva proprio alcuna compassione degli animali. Neanche di noi uomini ha nessuno compassione, rispose egli sogghignando e picchiò ancora più sodo. Alla fine gli animali tirarono e scamparono il peggio, ma uno di essi sanguinava. Soniusca, la pelle dei bufali è proverbiale per lo spessore e la durezza, eppure la loro era lacerata. Poi, mentre si scaricava, gli animali stavano muti, sfiniti, e uno, quello che sanguinava, guardava lontano, con sulla faccia nera e nei dolci occhi neri, un'espressione come di un bambino rosso per il pianto. Era esattamente l'espressione di un bambino che è stato duramente punito e non sa perché non sa come deve affrontare il supplizio e la bruta violenza. Io stavo lì e l'animale mi guardò, mi scesero le lacrime, erano le sue lacrime. Non si può fremere dal dolore per il fratello più caro come io fremevo nella mia impotenza per questa muta sofferenza. Come erano lontani, irraggiungibili, perduti, bei pascoli, liberi e rigogliosi della Romania, come era diverso lì lo splendore del sole, il soffio del vento, come erano diverse le belle voci degli uccelli che lì si udivano o il melodico muggito dei buoi. E qui questa città straniera, orribile, la stalla umida, il fieno ammuffito, nauseante, misto di paglia fradicia, gli uomini estranei. Terribili e le percosse, il sangue che colava dalla ferita fresca. O oh mio povero bufalo, mio povero amato fratello, noi due siamo qui impotenti e muti e siamo uniti solo nel dolore, nell'impotenza, nella nostalgia. Intanto i detenuti si muovevano affaccendati intorno al carro, scaricavano i pesanti sacchi e li trascinavano nella casa. Il soldato invece, con le due mani nelle tasche, passeggiava a grandi passi per il cortile, rideva e fischiettava una canzonetta, questo sadico. E così mi passò dinanzi tutta la magnifica guerra. Scriva presto l'abbraccio sognusca. E poi le auguro a buon Natale. Allora, il senso non, non vi sarà sfuggito, Chiara forse vi sei anche commossa, ma la, la cosa che, che volevo farvi notare, questi sono spartachisti, eh? Cioè questo sentimento, questa sensazione di indignazione per l'ingiustizia patita, qui sono bufali ma va bene per gli uomini, va bene per qualsiasi creatura vivente, sconfina dalla passione politica, che ripeto va oltre la filantropia, nella mistica religiosa. Cioè voi dovreste provare ad immaginare, io capisco che è estremamente difficile, è molto difficile anche per me immaginarlo. Stiamo parlando del secolo scorso, non stiamo parlando di tantissimo tempo fa, un secolo fa. Allora, uomini e donne, o oh, alcuni uomini, alcune donne del secolo scorso, ma non sono poi così pochi: eh? pochi quelli riescono a esprimerlo in questa maniera. Tra cui il nostro. Il nostro Antonio Gramsci, Pierpaolo Pasolini, insomma dei giganti della letteratura italiana. Ma chi riesce a esprimere questo sentimento? E perché questo sentimento lo prova veramente? E magari lo riesce a esprimere perché ha le qualità letterarie e intellettuali per farlo e lo fa anche a nome di tante altre persone che lo provano, ma magari non riescono a metterlo per iscritto. C'è gente che ci ha creduto veramente. C'è gente che ci ha creduto veramente. Noi oggi forse non ci crediamo più, però quell'idea lì spartachista, comunista perché poi i termini, prende, i termini cambiano, insomma, nasce da questa visione delle cose, da, questa, da questo senso di indignazione, da questo senso di commozione per le sofferenze altrui. Che noi, ripeto, abbiamo, abbiamo quasi del tutto smarrito, tendiamo a smarrire. La vogliamo, vogliamo chiamare empatia? simpatia, empatia, siamo ancora in grado di, di commuoverci, siamo in grado poi di essere così sereni, così poco egocentrici e così sereni nella vita di tutti i giorni da poter dedicare energie intellettuali, emozionali all'altro animale o quello che sia. Ecco, è, è veramente difficile, è, è inedito, non lo so, io sottolineo questa... Questa, questa sensazione poi ripeto qui non c'è necessariamente una colorazione politica non stiamo parlando di, di, di teorie troppo complesse o di argomenti razionali stiamo parlando di, di un sentimento umano troppo umano direbbe Nietzsche eh, che ciascun essere umano è in grado di, 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 di percepire di, di provare no? che è questo sentimento di compassione che poi diventa Indignazione in alcuni casi, rabbia, voglia di lottare per porre fine a questo tipo di situazione, cioè alla brutalità gratuita, alla, alla, alla violenza gratuita. E vedi che la, la guardia, vedete, poi è un luogo comune, ma è vero: la guardia dice, Io picchio gli animali quanto mi pare, non c'è compassione nemmeno per gli uomini, ma perché non dovrei picchiare gli animali? L'idea è che. Ciascuno di noi, nella sua frustrazione, trasferisce la violenza, l'odio che subisce da chi sta più in alto di lui socialmente, professionalmente e così via, lo trasferisce nel, in quello che è sottomesso al suo potere, creando questa catena di antisolidarietà, è quasi l'opposto della social catena di, di Leopardi, no? Per cui l'odio chiama altro odio e produce altro odio, una sorta di, di, karma, di karma negativo, no? che da, dall'alto va verso il basso, da una frustrazione produce altre frustrazioni.